È stato scarcerato il 41enne che la sera del 25 gennaio aveva sparato contro al cognato in un appartamento di via Benvenuti a pochi passi dal centro storico Aretino. L'uomo, ex guardia giurata, attualmente si trova agli arresti domiciliari. La reiterazione, ovviamente, questa ci sentiamo di escludere, inquinamento delle prove, sappiamo come sono andati, pericolo di fuga, men che meno, perciò la misura attualmente in essere credo che garantisca le esigenze di indagine. Il GIP Giulia Soldini adesso ha accolto la nuova richiesta da parte dei legali dell'ex vigilante Francesco Colonna, concedendogli i domiciliari a casa di un fratello. Inizialmente la richiesta era stata negata, l'abitazione di via Benvenuti non era stata infatti ritenuta idonea dal giudice per applicare la misura meno afflittiva. Lì abita anche la madre, che naturalmente deve continuare ad avere rapporti anche con la sorella, che poi è stata l'origine della discussione dalla quale poi è seguito il fatto. Il 41enne si trovava nel carcere aretino di San Benedetto dopo che, al culmine di una violenta lite in famiglia, pare per l'accudimento dell'anziana madre, aveva esploso un colpo di pistola, detenuta regolarmente per l'attività di guardia giurata contro il marito della sorella, Luca Valli. Il cognato, dopo un delicato intervento chirurgico e giorni di terapia intensiva, adesso è finalmente fuori pericolo. Ho sempre chiesto di come stava, si è reso conto, ovviamente, sempre chiesto. Purtroppo sono quegli attimi in cui non potesse tornare indietro, non agirebbe in tutt'altro modo. L'accusa per il 41enne resta quella di tentato omicidio. Speriamo che possa essere derubricato in qualcosa di meno, come dire, di meno grave, ecco. È stato sorpreso a piedi in centro ad Arezzo con 1,5 kg di hashish diviso in panetti con su un adesivo con una copia del marchio Louis Vuitton nascosti dentro ad una busta di plastica della spesa. In manetta è così finito un 25enne aretino. A fermarlo una pattuglia dei carabinieri che hanno notato l'atteggiamento nervoso del ragazzo ed hanno deciso di controllarlo. Così hanno scoperto che all'interno della busta c'era lo stupefacente suddiviso in 15 panetti. Quindi è scattato anche il controllo nell'abitazione, che si trova sempre in città. Qui sono stati trovati e sequestrati i materiali utilizzati per il confezionamento dell'hashish. Secondo l'arma, la droga sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 30.000 euro. Il 25enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica, che ha disposto il processo per direttissima, ed intanto proseguono anche le indagini dei carabinieri per cercare di capire dove era destinato quello stupefacente e quali potevano essere i canali di distribuzione. Mentre i nostri vigili del fuoco e operatori del 118 continuano a scavare tra le macerie della Turchia, due le vite salvate dalle mani italiane, è partita dalla Toscana una raccolta fondi. Ad annunciarla è stato il presidente Eugenio Giani. Per venire incontro, ha detto, a tutti i toscani e alle toscane che in queste ore stanno manifestando la volontà di dare una mano per alleviare i gravissimi disagi delle persone colpite dal sisma, la regione mette a disposizione un codice IBAN per raccogliere le donazioni. Un altro modo per stare vicino a quelle popolazioni dopo gli interventi di primo soccorso per i quali ci siamo già mobilitati fornendo assistenza sanitaria e di protezione civile. Interventi preziosi per i quali ancora una volta, dice Giani, voglio ringraziare tutti gli operatori in questo momento sul campo. Purtroppo le necessità di chi sta vivendo in queste ore nelle città e nei paesi distrutti al freddo e in mezzo alla neve sono moltissime e lo saranno ancora a lungo tempo. Sono sicuro, conclude Giani, che la Toscana saprà dimostrare come sempre la sua capacità di rispondere con entusiasmo a questa richiesta di aiuto. Una giornata per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo di fiumani, istriani e dalmati. Anche Arezzo ha celebrato così il giorno del ricordo con la deposizione di una corona d'alloro in largo Martiri delle Foibe. Questo per molti decenni è stato un martirio dimenticato, poi per fortuna la cultura e la politica e l'attenzione e la memoria hanno riportato alla luce anche questo martirio, questa pagina drammatica della storia d'Italia e d'Europa. Moltissimi italiani infoibati perché italiani, martirizzati,
violentati, assassinati perché volevano essere ciò che erano, italiani. Quindi quel pezzo d'Italia ha vissuto una storia molto drammatica, ripeto, per moltissimi anni dimenticata. Oggi è tornata alla luce, è storia patria, è storia di italiani, è storia della nostra terra, e quindi non possiamo che essere orgogliosi da una parte perché ha vinto la storia e dall'altra parte perché la memoria non sia mai sospesa ma diventi sempre un elemento di coesione sociale e anche di amore di patria, di riconoscimento della nostra italianità. Il giorno del ricordo è stato ufficialmente istituito con una legge del 2004 promulgata dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La data scelta per la ricorrenza è quella del 10 febbraio perché in questo stesso giorno, nel 1947, fu firmato il Trattato di Parigi che sanciva la pace tra Italia e potenze alleate, formale fine delle ostilità della Seconda Guerra Mondiale. Memoria di Guerrino Fabianelli, figlio di Celestino, classe 1906, nativo di Castiglion Fiorentino, milite del secondo reggimento Milizia Difesa Territoriale di Pola, venne catturato dai partigiani di Tito il 1 maggio del 1945 e da allora non si ebbero più sue notizie. Ricevono la medaglia le nipoti Chiara e Monica. In occasione del giorno del ricordo, istituito per ricordare le vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, il prefetto di Arezzo e il sindaco di Castiglion Fiorentino hanno consegnato alle nipoti di Guerrino Fabianelli la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica in riconoscimento del sacrificio offerto alla patria dai cittadini italiani. È doveroso riconoscere anche agli eredi di coloro che hanno sacrificato la loro vita in quella circostanza, quindi sia gli esuli istriani, dalmati, ma anche coloro che hanno combattuto poi sul fronte orientale e che hanno perso la vita per difendere il popolo italiano. Noi abbiamo perso la nostra mamma da poco e abbiamo finito la memoria storica, quindi questo è importante. Perché in famiglia siamo stati sempre molto legati poi alla storia dei vari componenti. È bello avere un pezzetto di storia, insomma, della famiglia e avere un riconoscimento, insomma, per una persona che comunque la sua vita l'ha data per la patria alla fine. Allora, ho detto innanzitutto chi erano le persone che abitavano, la popolazione, che viene semplicemente raccontata come italiani, sloveni e croati. In realtà erano persone che facevano gli stessi mestieri, lavoravano nei campi o nelle manifatture tabacchi, eccetera, che spesso si sposavano tra di loro, non c'erano motivi particolari. E l'unica differenza è che in casa uno parlava soprattutto croato e l'altro parlava soprattutto italiano. Guido Giacometti, rappresentante toscano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, oggi a Cortona per ricordare le vittime delle foibe nel giorno del ricordo, una conferenza pubblica a cura appunto dell'associazione e a cui ha partecipato anche l'Istituto Scolastico Superiore Luca Signorelli. Ho cercato di spiegare cosa fossero l'impatto delle foibe, che andava al di là del solo perdere il familiare, il figlio, ma la sparizione, non poter elaborare il lutto quando si fa un funerale o si ha una tomba. E poi due parole anche sull'esodo. La gente che ha lasciato tutto, un benessere, una storia, una tradizione, una casa. Mio nonno aveva costruito metà della casa e è dovuto andare via perché è oppresso da questo regime comunista, andando verso l'ignoto che si è rivelato duro per molto tempo. Gente che si è, famiglie separate, il figlio che è andato in Australia, i genitori, no? Quindi la situazione è stata veramente pesante. Sì, è una giornata molto importante, peraltro la legge del 2004 ha istituito questo giorno del ricordo. Per questo ringrazio l'amministrazione comunale, nella persona evidentemente di Francesca Testi, per aver organizzato questa bellissima giornata con la presenza degli studenti, dei docenti, per non dimenticare. Per troppo tempo le foibe sono rimaste sconosciute a molti,
oggi se ne sta parlando e questo è un significato importante che ci deve far riflettere in un momento storico anche particolare. Sì, ringrazio l'assessore Attesti per l'organizzazione di questa giornata. Giornata come questa, al pari della giornata della memoria, sono importantissime per tramandare, far conoscere ai nostri ragazzi quello che l'uomo è stato in grado di fare, per passare il testimone a loro e far sì che queste atrocità non accadano più. Purtroppo ancora oggi in Europa vediamo atrocità simili perché viviamo in un periodo di guerra e quindi credo che queste occasioni siano molto utili e indispensabili per poter riuscire a creare una società migliore. Un'aria accessibile, sicura ed ecosostenibile. Sono terminati i lavori per la realizzazione dell'area giochi inclusiva all'interno del Parco Fluviale di Levane. Questo è un progetto che è nato nell'ambito appunto delle manutenzioni, in quanto c'era da riprogettare e di studiare quest'area, questo giardino dove erano presenti giochi fatiscenti, strutture diciamo non più consone. Per cui nell'ambito dello scegliere di riprogettare questo giardino abbiamo pensato di sperimentare quello che vengono chiamati giochi inclusivi e quindi un giardino inclusivo adatto sia a bambini con disabilità che non. Questo per favorire chiaramente l'inclusione sia dei bambini che delle famiglie, di favorire appunto la socialità in totale sicurezza. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo regionale di oltre 11.000 euro ottenuto mediante la partecipazione al bando Rigenerazione Toscana, con il quale abbiamo comprato i giochi. Giochi che sono completamente ecocompatibili in quanto sono in materiale riciclato, sono a praticamente manutenzione zero per lo meno per molti anni e quindi è un giardino non soltanto inclusivo ma anche ecocompatibile. L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell'area che costeggia il torrente Ambra ed accoglie il parco fluviale. La completeremo anche con un'area diciamo fitness, verranno messi degli attrezzi per l'attività fisica anche degli adulti e dei più grandi, però ci sembrava importante partire da questo spazio inclusivo.